l'attuale ministro dell'Interno dov'è? Dove sta? E voglio esprimere una parola di ringraziamento a Marco Minniti, il quale qualche ora dopo l'episodio è stato uno, anzi il solo politico nazionale che ha chiamato il sindaco e ha pregato il sindaco di far sentire la propria voce di solidarietà alla propria città. Marco Minniti invece, anche se non ha più incarichi di governo, è comunque un esponente politico nazionale di rilievo, non è certamente una seconda o terza linea, ma è una voce autorevole che ha dato la propria disponibilità a sostenere, a fiancheggiare e a supportare ogni azione che il sindaco e la città di San Severo intende intraprendere. Io lo voglio ringraziare e ritengo questo un gesto di grossa responsabilità e generosità istituzionale. Ne aspetto delle altre, al momento quindi non è registro. Rivendica la presenza corposa dello Stato? Assolutamente sì, nel passato va detto che c'è stata. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, insomma, voglio dire, noi eventi delittuosi ne avevamo uno o due al giorno ed era da tempo che non se ne sentiva. Ora, questa situazione non vorrei sia, diciamo, il rialzare la testa da parte della microcriminalità, e la risposta deve essere durissima, ed è questo che io chiederò questa mattina al Comitato dell'Ordine della Sicurezza Pubblica. Il reparto prevenzione crimine, l'istituzione del reparto prevenzione crimine ha sortito risultati positivi, questo va detto ad onore di chi ogni giorno quotidianamente si impegna per la sicurezza dei cittadini. L'omicidio dell'altro giorno segue diciamo quello di agosto, ma voglio dire, fenomeni criminosi, lo dicono le statistiche, c'è un andamento della delittuosità che è incoraggiante. Certamente le statistiche favorevoli non devono portarci a un rilassamento, a abbassare la guardia, che deve essere comunque sempre molto alta. Io questa mattina al tavolo del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica chiederò che ci sia una risposta immediata e fortissima, violentissima contro la criminalità, che se pensa di poter rialzare la testa deve trovare da un lato chi è preposto alla repressione a fare uno sforzo che sia straordinario, anche più forte di quello dei mesi scorsi, che comunque è stato notevole. Dall'altro una città che si deve unire all'unisono dando una risposta unitaria contro chi pensa che una sparuta minoranza possa tenere sotto scacco una città. E mi dispiace molto che ci siano stati commenti demagogici, strumentali, di chi legittimamente si propone alla guida della città e che neanche di fronte a questa emergenza ha la capacità di volare più alto, la capacità di fare una riflessione che sia scevra da legittime aspirazioni personali della propria parte politica e che invece sia dalla parte dei cittadini. Questo sindaco ancora una volta ci mette la faccia, gli altri non lo so nel passato cosa hanno fatto, io non ne ho memoria, invito a stringersi attorno al sindaco che è in prima linea come sempre stato. Cosa si sente di dire ai suoi cittadini? Di lasciar perdere la demagogia di chi non riesce a guardare oltre il proprio naso, a stringerci tutti quanti insieme per dare una risposta che sia chiara, decisa, ed è questa la voce che io porterò al comitato. Non porterò la voce degli sciocchi, ma porterò la voce dei miei cittadini, quelli che su questo tema vogliono essere uniti. Io sto in prima linea, come sempre, non mi sono mai messo da parte, gli altri stanno dietro alle tastiere, io invece ci metto la faccia ancora una volta.